tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it. Claudio Ranieri è diventato improvvisamente enigmatico. Non credo che sia passato inosservato il comportamento delle ultime settimane. Nasconde le nubi, ma il suo carattere sembra essere quasi glaciale. Il sorriso non gli manca, ma chiude severamente la strada a qualsiasi risposta rispetto alle sue scelte. Forse per mettere alla prova la fedeltà e la fiducia di collaboratori e tifosi. Ma è difficile non notare che nella gestione del gruppo qualcosa è cambiato. È molto severo in questo momento con chi sta fuori e soprattutto con chi ha giocato la partita di Coppa, senza riconoscere che in quella squadra c'era un bel po' di leggerezza, insomma, anche nella composizione, tanti giocatori che hanno giocato insieme e che avrebbero bisogno di essere protetti per poter riuscire a emergere. Protettivo invece con gli 11 che sceglie per il campionato, anche quando le partite non sono particolarmente brillanti. Nelle ultime due giornate chi si è seduto in panchina ha avuto in concessione di scaldarsi 45 minuti nel secondo tempo, per poi andando bene giocare una decina di minuti di partita. L'idea di tenere tutti in palla, che era una delle idee iniziali per valorizzare appieno la rosa, sembra venuta meno, anche perché Ranieri dice cambiare per cambiare non ha senso e in questo modo consegna quasi il concetto che chi sta fuori non è in grado di cambiare la partita. È una richiesta di mercato sotto la forma della Sfinge? Eppure in campo non è che tutto vada bene, gli errori si ripetono, le partite da vincere si pareggiano, la difficoltà è comune a chi sta anche fuori. È una prova di fedeltà? È la verifica che chi non accetta le sue scelte può anche andare via? È certamente un Ranieri insolito, da colui che ha recuperato i giocatori in cantina a colui che i calciatori li sta mettendo in questo momento in cantina, forse a maturare anche quelli stagionati come Pavoletti e Mancoso, che sono scaldati per 45 minuti anche a Lecce. Mancoso, come si fa a non notare che gli è stato negato lo standing ovation di Lecce, il ritorno al protagonista, da ex capitano giallorosso, protagonista di due promozioni e di tanti gol? Non si voleva pensare di poterlo schierare titolare, ma almeno concedergli qualche minuto per l'entrata o anche per l'uscita da ex. Niente. È chiaro che Mancoso accetterà in silenzio, dando ragione all'evento mancato, probabilmente chiedendosi il perché questa cosa succede, magari impegnandosi di più per tentare di abbattere questo muro. Però, essendo abituato a combattere ansie e preoccupazioni, questa preoccupazione in più chiaramente se la sarebbe risparmiata, non è certamente una delusione, anche perché non mi pare sia così troppo scarso rispetto a chi è andato in campo. Mi pare che chi era in campo è nettamente superiore. Insomma, anche io, da vecchio cronista, sento che c'è qualcosa di strano. Certamente è una strategia, perché Ranieri non fa niente per niente. Con quale obiettivo? Scuotere la società? Mettere a prova i calciatori? Catechizzare i tifosi? Secondo me a gennaio avremo la risposta, sperando che sotto non ci sia l'inizio di un nuovo periodo buio, soprattutto sperando che il bene del Cagliari, quello dello slogan, la terra, il popolo e via dicendo, venga prima di qualsiasi interesse personale o collettivo. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it.